È un nuovo programma di Rete 8 Sport, il personaggio della settimana, per raccontarvi ogni volta una persona che sta facendo molto per lo sport abruzzese. Nel primo numero abbiamo scelto Carlo Di Fabio, presidente dell'Amatori Basket Pescara. Grazie presidente per aver accettato il nostro invito. Il nuovo programma di Rete 8 Sport si chiama Vi racconto che. Cosa ci vuole raccontare per iniziare? Domanda a piacere. Grazie Enrico, grazie a Rete 8, l'argomento a piacere. Si ritorna sempre lì, la passione per questo sport, per questa città, per questo ambiente che mi spinge a fare quello che riesco e so fare per il basket cittadino. Presidente dell'Amatori Pescara, squadra importante, dopo Roseto è la prima società abruzzese insieme con altre che partecipano al campionato di Serie B, stesso girone vostro. Mi viene da chiederle, presidente, a livello suo è un presidente per hobby, è un presidente professionista, è un presidente che è costretto a sottrarre tempo alle aziende sue e alla famiglia? Ma sicuramente una passione, ahimè, poco redditizia. Il tempo levato negli anni alle varie attività professionali ed anche alla famiglia è un tempo importante, però ritengo questo, il mondo dello sport e del basket in particolare, un mondo talmente bello, talmente affascinante, del quale non potrei fare a meno, e quindi questi sacrifici sia economici ma anche di altra natura sono fatti ben volentieri. Presidente a tempo pieno. Mi piace vivere la vita societaria, mi piace partecipare a tutto quello che si svolge anche dietro le quinte, perché dietro una prima squadra importante c'è una vita societaria con un settore giovanile ampissimo, con un mini basket importante, con tante persone che quotidianamente lavorano e fanno sì che poi la domenica vada in campo un prodotto sempre più qualitativo. Mi raccontano che il presidente Carlo Di Fabio, e l'ho anche constatato quando vengo al palazzetto, vive la partita a modo suo. È un presidente che si trasforma rispetto al Carlo Di Fabio della vita quotidiana. Cosa succede in quei 40 minuti, presidente? Ma nel corso degli anni ho avuto un'evoluzione, diciamo, in meglio. Addirittura. Sicuramente mi piace vivere l'evento, diciamo, da solo, magari spesso in piedi, magari anche gesticolando, poi magari a luci spente cerco anche un po' di modulare queste emozioni, però sicuramente vivo la partita intensamente. Com'è nata la passione per il basket a Carlo Di Fabio? Ma ho provato a farla vivere da giocatore, sicuramente non ero qualitativamente ben predisposto. Da dirigente forse mi viene più facile, probabilmente ho ereditato questa passione anche da mio padre, che è stato presidente negli anni 70 di una società importante che militava nel secondo campionato nazionale. Questa passione poi l'ho vissuta a livello familiare, adesso mi vede qui con tanti sacrifici ma sempre presente. Mi dà l'assist per chiedere com'era Carlo Di Fabio giocatore? No, Carlo Di Fabio giocatore era mediamente preparato tecnicamente, ma molto pigro, molto indolente, quindi in un mondo dove già albeggiava un discorso fisico importante non mi vedeva pronto. Presidente, se dovesse diventare un giorno, glielo auguriamo, presidente di una società importantissima nel panorama internazionale del basket, un giocatore che le piacerebbe avere nella sua squadra? Ma i giocatori che mi piacerebbe avere nella mia squadra sono tanti, magari fare un nome è un po' difficile, ma un nuovo Raiola pescarese sicuramente non mi dispiacerebbe. Raiola invece è l'allenatore della sua nuova squadra, e per nuova intendo quella della stagione 2017-2018. Ci racconta un po' com'è nata questa volontà di far appendere al chiodo le scarpe a Stefano, perché conoscendo Stefano, guardandolo fisicamente, insomma, sappiamo che è stata una decisione pesante quella di non farlo giocare più. Ma diciamo che il nuovo capitan coach ha già fatto vedere le sue qualità e il suo pedigree. Speriamo che Pescara non gli diventi troppo stretta in breve tempo. Non c'è stato in estate, c'è stato un colloquio di pochi minuti che hanno indirizzato le parti verso un accordo, senza parlare in nessun termine economico, ma soltanto per il bene dell'Amatori, anche di Pescara, senza considerazioni personali dal suo punto di vista particolari. Ha accettato subito l'incarico, sicuramente era pronto per affrontare questo campionato in maniera importante, ancora oggi sarebbe uno dei playmaker più importanti dell'intera Serie B, ma probabilmente la carriera da allenatore, il lancio nella sua città in una categoria già così importante lo ha allettato, e la società è stata
assolutamente ben felice e concorde di affidargli l'incarico. Quanto è presidente dell'Amatori Pescara, presidente? Ma questo che andiamo a iniziare è il terzo campionato di Serie B. Lei ha avuto quindi Salvemini e Raiola come allenatori? Ma diciamo il presente e il futuro. Credo che Giorgio a Pescara abbia ottenuto dei risultati forse irripetibili, due semifinali e una finale, non potendo particolarmente contare sui favori del pronostico. È andato via da Pescara, come i media dimostrano, fra le lacrime sia della società sia sue fisicamente, e quindi ancora oggi colgo l'occasione per salutarlo e ringraziarlo. Raiola è sicuramente il nostro futuro, ha un contratto di 2 anni, speriamo di poterlo trattenere. Questo significherebbe che la società ha fatto bene, significherebbe forse che qualche sogno nel cassetto si è avverato. Domenica 8 ottobre, seconda partita di campionato, arriva al Pala Elettra proprio Giorgio Salvemini con Sansevero. Chiedo al presidente Carlo Di Fabio di immaginare quell'attimo prima del Pala 2. Ma sarà una partita particolare, non solo viene Giorgio, arriva anche Emilio Di Donato, che nel corso degli anni ha lasciato un ottimo ricordo dal punto di vista sportivo e a me personalmente anche da quello umano. Arriva una società che è sicuramente amica, Sansevero la conosciamo tutti, è l'elite del basket di Serie B e probabilmente sarebbe anche nell'elite del basket di categoria superiore. Sicuramente noi in casa non possiamo perdere colpi e quindi ci giocheremo la partita, affronteremo la partita per vincere, come sempre succede. Spero che pagherebbe di tasca sua una cena a tutta la squadra e a tutto lo staff, purché batta Giorgio? Ma Giorgio deve lasciare qui i 2 punti e non si discute, le motivazioni nel basket non mancano mai, ma in questo caso oltre che la cena sicuramente pagherei di più, perché alle 20 si potesse festeggiare e fare un'intervista con te dichiarando che abbiamo battuto lo squadrone Sansevero. A proposito di Giorgio Salvemini, tornando seri, 2 anni importantissimi, 2 anni finiti sempre contro la stessa squadra, Montegranaro, poi ne parleremo, ma 2 anni al di sopra di ogni aspettativa, perché la squadra è andata ben al di là di quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione. Detto questo, qual è stato il momento più bello e anche se c'è stato un momento difficile nel rapporto con Giorgio Salvemini in questi 2 anni? Ma i momenti belli sono state le intere 3 stagioni, non mi ricordo una partenza da Pescara per qualsiasi trasferta senza avere la convinzione di partire per vincere, e questo significa aver dato continuità, aver dato sicurezza, aver creato veramente una macchina da guerra. Si alza il vento, quindi adesso ci deve dire il momento brutto. Ma i momenti brutti sono stati forse qualche chiacchierata in confidenza fra me e lui. Cosa vi siete detti? Ora sono passati 2 anni. Ma sicuramente ci saranno state discussioni nelle quali io avrò rimproverato a lui, sicuramente sbagliando una qualsiasi scelta tecnica, e lui magari ha rimproverato qualche scelta societaria. Sicuramente io nella mia, diciamo, euforia sportiva qualche volta ho esagerato con i media, magari avrei fatto meglio a dire a lavare i panni sporchi nello spogliatoio, però il rapporto è stato bellissimo, io lo reputo non solo il miglior coach di sempre è stato a Pescara, ma anche nello sport un amico dell'Amatori e del suo presidente. Ha parlato poco fa di Emilio Di Donato, che rincontrerà l'Amatori Pescara il prossimo 8 di ottobre. Parliamo di Simone Pepe, che forse è il giocatore simbolo della gestione Carlo Di Fabio come presidente dell'Amatori. Quest'estate alla fine ha ottenuto da parte vostra il via libera, ma ci mancherebbe altro, perché è arrivata la chiamata della Serie A. Se dovessi chiedere in 1 minuto di raccontarmi Simone Pepe, cosa dice Carlo Di Fabio? Ma talento allo stato puro, un giocatore che ha saputo costruire su se stesso, pur non avendo una grande fisicità, un impatto atletico importante, un gran professionista. Negli ultimi anni è stato caricato e anche sovraccaricato di tante responsabilità e se le è sempre assunte. Infatti nel solo mese diciamo che sta lavorando ad Agrigento si è già ritagliato uno spazio importantissimo, e l'affetto e la stima dei suoi compagni di squadra e dei suoi tifosi. Un giorno lo rivedremo a Pescara? Ma io credo di sì. Mi piace questa affermazione convinta, perché vuol dire
che Pescara aumenterà il proprio livello, nel senso salirà di categoria e riporterà a casa Simone Pepe. Abbiamo parlato di Montegranaro prima. La gestione Carlo Di Fabio è stata una gestione vincente, perché si è arrivata sempre fino in fondo nei playoff, ma una gestione che è finita sempre in un modo o nell'altro contro Montegranaro. Gara 5 due anni fa, gara 4 ma dopo due partite finite supplementari lo scorso anno. Cosa significa Montegranaro per Carlo Di Fabio? Ma a prescindere la rivalità sportiva, Montegranaro aveva sempre qualcosa, ha avuto qualcosa, ben più di qualcosa in più di noi dal punto di vista budget, forse anche fino all'anno scorso dal punto di vista organizzativo, con tante figure professionali importanti. Noi abbiamo messo il nostro, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo. Nello sport certi miracoli possono avvenire e forse stavano anche per avverarsi, però complimenti a loro, sono stati solidi, sono stati bravi e hanno meritato nell'anno scorso di raggiungere il loro obiettivo, che era quello della Serie A, dove sicuramente si faranno valere e avranno molto tempo per dimostrare, per restarci, insomma. È stata una sfida, una serie di sfide tiratissima, anche al limite, diciamo, è stata anche una sfida che ha messo un po' in discussione anche i rapporti tra le due società a suon di media e di comunicati, però mi permetto di dire che era normale carica agonistica per una partita, una serie che valeva molto. C'è stato l'episodio di Stefano Raiola espulso con tutto quanto ne è conseguito nella due anni fa. Se adesso lo dovessi dire, andrebbe a cena con il presidente di Montegranaro? Ma adesso che lui fa la Serie A sicuramente, e forse la pagherei anche io, perché magari con la mia, diciamo, carica, ripeto, agonistica, forse in qualche commento potrei anche aver esagerato. Nella stessa categoria probabilmente no, perché la vedrei ancora una volta come l'avversario definito del campionato, e quindi verrebbero a galla, insomma, i ricordi del passato. Leviamo il basket, chi è Carlo Di Fabio? Ma Carlo Di Fabio, diciamo, è un personaggio abbastanza poliedrico, può essere simpatico, lo può essere di meno ad altri, sicuramente mi ritengo una brava persona, chi vive il mondo dello sport lo è di conseguenza, niente di particolare. Sogno che ha nel cassetto Carlo Di Fabio extrasportivo? Ma un sogno che ho nel cassetto extrasportivo è di vincere questo campionato, magari in trasferta col extrasportivo, non parliamo di basket. Extrasportivo. Ma insomma, è chiaro, la salute dei propri cari, il futuro dei propri figli. Se dovesse avere il portafoglio all'improvviso super pieno e deve scegliersi un'auto da sogno, qual è l'auto preferita da Carlo Di Fabio? Ma non essendo un grande amante delle autovetture, mi cogli un pochino impreparato, ma forse una Bentley potrebbe essere la macchina dei miei sogni. Una settimana da trascorrere con i propri cari dove? Posto, una vacanza da sogno, posto che vorrebbe andare a visitare? Le isole Fiji. Quindi amante del rugby? Esattamente sì, è uno degli sport oltre al basket che preferisco. Extra basket, uno sportivo a cui stringerebbe la mano subito e perché? Alberto Tomba, perché nella mia crescita è stato uno sportivo che ho seguito e ammirato. Le chiedo l'ultima cosa, presidente, ringraziandolo anticipatamente per questa piacevole chiacchierata. Io, Carlo Di Fabio, e il mio rapporto con la città di Pescara. Sicuramente da migliorare in maniera bilaterale, ripeto, il mio sogno sarebbe di riempire il palazzetto, di vincere questo campionato, di portare Pescara dove forse manca da troppi anni, e senza l'apporto del pubblico, che a Pescara veramente può rappresentare il sesto uomo in campo, non andiamo lontani. Quindi viva l'amatore e viva Pescara. Anche nella sua veste extrasportiva, per il presidente Di Fabio, una piccola frecciatina l'ha tirata anche in quest'ultima battuta. Ci sta, grazie presidente Di Fabio per il caffè preso insieme con il personaggio della settimana che Rete 8 Sport, come prima puntata, ha dedicato al numero uno dell'amatori basket Pescara. Noi ci vediamo la prossima settimana e andremo a scoprire un altro personaggio dello sport abruzzese.